がフランス。初めて見る景色。Parigi è piena di soldati. Sì. Che cosa mi nascondi? Niente, Andrea. Ho perduto un occhio, è vero, ma riesco a vedere bene dentro di te. Non mentire. Parli. 31 gennaio 2025. Torna in Giappone Lady Oscar. Corrono molte voci. Dicono che la regina Maria Antonietta si sia innamorata del bellissimo conte svedese e che si incontrino furtivamente nei luoghi più impensati. Io ho l'impressione che si senta in colpa per quello che sta accadendo. Doveva soffocare l'amore. Proviamo a mettere a confronto il vecchio con il nuovo. Damigella Oscar, voi non vi sentite mai sola? Sono tornato per morire per voi, se è necessario. Sì, è vero. Può sembrare azzardato o quantomeno inopportuno paragonare una serie animata di oltre 40 anni fa a un'animazione modernissima, figlia dell'era digitale, la cui uscita in Giappone è stata recentemente annunciata. Eppure, ammettiamolo, la tentazione è forte, perché Lady Oscar, un evergreen, una pietra miliare dell'animazione giapponese, non è una storia qualunque. Trascende il concetto stesso di anime per elevarsi a quello di capolavoro. Il character design così preciso, intenso, i lineamenti dei personaggi ben definiti, gli sguardi profondi, gli occhi brillanti e quel realismo che si innesta nella fantasia e la sposa alla perfezione. A un primo confronto sembra quasi non siano passati tutti questi anni. La malinconia struggente, la colonna sonora potente ed evocativa, lo stile incalzante, ora ansioso, ora raffinato, i giochi di luce, i colori decisi, le tecniche di animazione che, per quanto datate, reggono la prova del tempo. Arte allo stato puro, un dramma storico dal carisma inarrivabile, un fenomeno di culto che ha ammaliato intere generazioni e che non è solo dei nostalgici anni Ottanta. Oscar, non saresti dovuta andare a Versailles? Non metto piede in un posto simile. Eppure eccoci qui, torna in Giappone la storia di Lady Oscar, realizzata dall'ottimo studio Mappa, che ha già firmato modernissime animazioni di successo come Attack on Titans, l'attacco dei giganti, e che ora si cimenta con un vero e proprio osso duro, scolpito nell'immaginario di molti, condensandolo in un film. Dal teaser di presentazione che gira da qualche mese sul web ritroviamo Oscar e André, Fersen e Maria Antonietta con lineamenti meno decisi, più aggraziati, avvolti da luminose tinte pastello in cui prevalgono il rosa, il celeste, l'oro, quasi fosse una sorta di indistinta fiaba. Il piglio della vecchia Oscar, tuttavia, parla da solo. Non dimenticate questa spada. E finché vivrò io non vi permetterò mai di far cadere in un tranello mia madre o la principessa Maria Antonietta d'Austria. Le ambientazioni della nuova produzione sembrano ben particolareggiate, l'animazione è estremamente dinamica e pare che la trama ricalcherà più fedelmente quella del manga di Ryoko Ikeda. La domanda nasce spontanea. Riuscirà il nuovo volto patinato di Oscar ad offuscare questo sguardo?
Ai posteri l'ardua sentenza, verrebbe da dire. Certamente bisogna essere aperti alle novità che riguardano Lady Oscar, anche perché riguardano il nostro anime preferito che si impone dopo 40 anni in una nuova animazione. Ci si augura però che non perda per strada i valori che ha saputo comunicare la splendida versione italiana del 1982, che ancora parla ai cuori di molti. Grazie per avermi seguito fino a qui, non dimenticate di iscrivervi al canale, vi aspetto come sempre al prossimo video.